siamo di fronte all'albergo villaggio ristorante Morrobello. Vediamo qui, proprio di fronte. Questa è la strada poi che porta anche a Filo Divino. Queste sono le campagne di San Marcello. Qui possiamo vedere, oltre a Morro d'Alba, Monte San Vito, di cui si nota il campanile, e nella vallata si vede anche Chiaravalle. Poi scorrendo ritroviamo di nuovo Monzano. Ecco, qui siamo di fronte al frantoio Olinda. Bene, in lontananza il campanile di Monte San Vito. Poi, come si può notare, ci sono delle stradine di campagna, ma non arrivano poi da quest'altra parte, ma partono da Monte San Vito e finiscono in fondo al vallato. Ecco, questa è la location. Attualmente è chiusa, sicuramente sarà aperta nei periodi più caldi. Morro d'Alba, tutta la strada che poi porta da Morro d'Alba a Monte San Vito. Ecco, qui siamo vicini alla casa di Nofalappa, ex campione motociclistico degli anni 90. Vediamo il suo camper, poi qui vediamo una vallata a Chiaravalle. Molto vicino le case di Monzano, e arriviamo fino a Monte San Vito. Ecco, qui è l'insegna per andare ai ciliegi del Checco. Questa è la stradina che poi porta giù ai ciliegi del Checco. Ecco, qui siamo nella stradina che conduce al bed and breakfast di Ciliegi del Checco, e vediamo di fronte Morro d'Alba. Poi, proseguendo, San Vito e la vallata di Chiaravalle. Ecco, di fronte poi abbiamo un grande edificio che ora è diventata una residenza, ma una volta, negli anni 50-60, era una scuola per tutti i ragazzini che si trovavano qua nella vallata, nella zona di campagna. Ecco, siamo proprio di fronte a una chiesetta
la chiesetta Santoni, costruita negli anni 40-50, fatta costruire dal nonno Vincenzo Santoni, per il fatto che tutti i figli che avevano combattuto durante la guerra mondiale erano ritornati vivi a San Marcello, e quindi per ringraziamento è stata costruita questa chiesetta. Ecco, qui di fronte abbiamo proprio la vista di Monte San Vito, si vede anche benissimo la stradina di campagna che porta via fino al fosso. Chiaramente la stradina si interrompe lì e non è possibile poi arrivare da quest'altra parte. Poi lungo la vallata si vede Chiaravalle. Siamo quasi arrivati in fondo a Via Serra e adesso possiamo notare, sempre di fronte dietro la collina, riusciamo a vedere anche il mare con Falconara, si vedono le torri della raffineria ex Api, poi addirittura sulla collina si riesce anche ad intravedere Camerata Picena. Parte notiamo Monzano.